Eccoci qua, benvenuti raga, buongiorno, ancora benvenuti, siamo in piena diretta, continuiamo come ogni giorno a raccontarvi novità, curiosità del territorio. È venerdì, finalmente è venerdì, la settimana insomma sta per arrivare il weekend e noi vi raccontiamo un sacco di cose belle. Quindi come ogni giorno ospiti nei nostri studi, ma oggi ancora di più diamo il benvenuto, eccoci qua la nostra ospite Elena Brigo. Ciao Elena, benvenuta. Ciao, grazie. Presidente, grazie a te, cooperativa sociale Pantarei. Ciao Elena, come Ciao. Stai? Sto bene, dai, venerdì. È venerdì, sto bene, venerdì, bene. Elena, intanto grazie per essere oggi con noi. Parliamo oggi di Pantarei, insomma una realtà che da anni sul territorio abbiamo un sacco di cose da raccontare, quindi lascio intanto a te la parola. Come nasce Cooperativa Sociale Pantarei? Insomma, qual è la missione e soprattutto cosa sta arrivando in questi giorni? Prego. Allora, Cooperativa Pantarei è una cooperativa sociale che nasce ormai più di 20 anni fa. Sì. E con lo scopo sostanzialmente di dare opportunità di lavoro a persone fragili, soggetti svantaggiati, in particolare nell'ambito della salute mentale. Certo. Tant'è che nasce proprio nell'alveo della psichiatria, con l'idea che il lavoro possa essere uno strumento importante di riabilitazione, di riconnessione al tessuto sociale e soprattutto un'occasione di riscatto per persone che altrimenti verrebbero escluse di fatto dal mercato del lavoro. Quindi da 20 anni questo è quello che facciamo, cerchiamo di sviluppare dei servizi e dei settori di lavoro dove poter dare questo tipo di opportunità, ed oggi siamo arrivati a più di 70 soci lavoratori. Bravi. Di cui un bel 80% sono tutti soggetti svantaggiati, quindi Bravi. Tutte le occasioni di lavoro sono dedicate a queste persone. Beh, Elena, complimenti intanto. Grazie. In primis, anche perché ai soci, a me, ecco, complimenti a te e a tutti, poi insomma adesso andiamo anche ad approfondire, anche perché mi piace come Elena ce lo racconta così, con una semplicità, giustamente, no? Incredibile, ma quanto lavoro e impegno c'è dietro. Parecchio impegno, ovviamente. Il principio sostanzialmente che guida tutta l'azione della cooperativa è quella di ribaltare un po' il rapporto lavoro-persona. Quindi sì, non è tanto la persona che si piega unicamente alle necessità lavorative, ma è il lavoro che in qualche modo si accomoda per accogliere dei lavoratori che hanno delle esigenze un po' particolari alle volte, con dei ritmi e anche delle necessità di cura, di riposo, eccetera. Certo. Eccetera. Per cui lo sforzo organizzativo è molto, anche perché i settori ormai sono tanti, gestiamo un bar, un ristorante, un albergo, wow, un servizio di catering, servizi di wow, pulizie, una grande lavanderia, quindi sono tanti settori diversi, li abbiamo scelti e diversificati proprio per dare la maggiore scelta possibile a persone che non sempre si adattano, certo, immediatamente alla mansione. Beh, tanta roba, cioè tanta roba, anche avere questa possibilità, come tu dici, come stai spiegando, importante, di scelta. Cioè ricordiamo che cioè, non è una cosa scontata, per niente. Ripeto, noi piace perché siamo qua, parliamo di cose belle, importanti, però ricordiamo che dietro a tutto questo, ed anche proprio a questo che vedete, c'è un lavoro, e qua abbiamo Elena presente, pazzesco, quindi sì, ci tengo a sottolinearlo perché così a casa magari non sempre arriva. Elena, andiamo ancora avanti, parola chiave di oggi è progetto al fresco, parlacene. Allora, Progetto al Fresco è un progetto che nasce un paio d'anni fa e sì, si stacca un pochino da quello che è lo standard di questi ultimi 20 anni, che è stato sostanzialmente quello rivolto a persone con fragilità mentale, perché Al Fresco è un progetto che si sviluppa invece all'interno delle mura del carcere di Montorio, sì, qui a Verona. E l'idea è stata sempre quella, l'opportunità di dare percorsi di lavoro a soggetti, anche qui fragili, detenuti e detenute del carcere di Montorio, che attraverso un'attività, un lavoro, possono avere anche loro una possibilità di riscatto e poi addirittura di lavoro, per cui essere certo, assunti, eccetera. Qui abbiamo sviluppato due progetti. Uno è progetto Pasta Duomo, Mai Stati Così Buoni, che è sostanzialmente il forno che c'è all'interno del carcere, dove lavorano dei detenuti e preparano deliziosi dolci, biscotti, focacce, grissini, che poi noi andiamo ovviamente a vendere fuori. Sì. Invece nella sezione femminile del carcere abbiamo aperto in bandita la Tavola del Riscatto, che è un laboratorio di trasformazione che produce marmellate, salse, mostarde, tutti i prodotti in vaso, partendo però anche qui da una cosa in più,
e cioè che tutto quello che viene prodotto all'interno di questo laboratorio viene prodotto con frutta e verdura che viene recuperata dall'eccedenza. Quindi una, diciamo, una ipervalorizzazione del prodotto, certo, che contiene non solo le fatiche delle donne che in carcere comunque vivono una situazione difficile, ma anche di recuperare lo scarto che ovviamente noi comperiamo ed è uno scarto di ottima qualità, viene scartato, certo, non per motivi di qualità quanto legati soprattutto alla logistica e aspetti legati alla commercializzazione, sì, che riprendono vita e diventano un prodotto buono, sano, solidale, ipersostenibile. E il concetto è anche che, come la frutta e la verdura che viene scartata, anche le persone spesso vengono scartate. Ecco, tutti gli scarti noi li prendiamo e cerchiamo di dargli un valore, una nuova vita. Bravi, bravi. No, bravi, cioè bravi è riduttivo. Tanta roba, tanta roba. Andiamo a vedere questa immagine, Elena. Eccoci qua, al fresco, opportunità, piede libero, 29 novembre 2023, ex macello. Cosa succederà? Allora, il 29 facciamo una giornata che è vicina al compleanno del progetto Al Fresco, sì, che compie quasi un anno. Una giornata interamente dedicata a parlare di quello che è il carcere, la realtà dentro, fuori, tutto quello che è, sono i percorsi di giustizia riparativa, del lavoro all'interno del carcere. È un momento importante per noi sia per festeggiare il nostro primo compleanno, ma sì, soprattutto per aprire una tematica importante alla cittadinanza, che deve conoscere e entrare un po' più a contatto con questo tema che ci riguarda come cittadini tutti quanti, perché, beh, il carcere è dentro la nostra città. E sarà anche l'occasione per inaugurare l'apertura del nostro negozio, quindi, oh, nella stessa sede dove faremo il convegno, all'ex macello, apriremo il negozio Al Fresco, dove speriamo tutti quanti possano venire a comprare i prodotti dei nostri laboratori. Beh, tanta roba, bellissimo. Cioè, a me piace un sacco quando si parla veramente di, parliamo di sociale, ma soprattutto con un livello maggiore di importanza. E adesso un po' devo per forza, insomma, arrivare a te, Elena, cioè, perché abbiamo parlato di tutto il sistema, però Elena, da quanti anni sei presidente? Circa, insomma, all'incirca. E soprattutto quante cose sono cambiate da quando sei arrivata ad oggi? Allora, sono presidente da un po' più di un decennio, ora non ricordo precisamente, certo, lavoro, certo, in cooperativa però dal 2004, quindi, sì, sono, wow, quasi 20 anni, è stato il mio primo, non il primo, però uno dei primi lavori e il mio grande amore, quindi sono rimasta dove, bella, sono stata bene. E ovviamente in 20 anni le cose sono cambiate moltissimo. Siamo partiti da una piccolissima lavanderia dove eravamo in 3, 4, 5 soci, adesso siamo in 70, però diciamo che la crescita è partita semplicemente da un concetto: andare dritti verso sempre quel principio che è dare opportunità di riconnessione alle persone che altrimenti rimangono ai margini. E da lì, diciamo, tutto è cresciuto in maniera anche abbastanza naturale, certo, ovviamente questo non senza l'aiuto di un team e di uno staff di collaboratori dal lato degli operatori, che mi hanno molto sostenuto, sì, e che hanno portato avanti con grande professionalità un lavoro molto complesso, perché bisogna essere bravi a produrre il servizio e bravi ad accompagnare le persone svantaggiate a farlo, certo, quindi è un super impegno. E anche ovviamente in realtà forse la cosa più importante sono i soci svantaggiati, che nel momento in cui hanno questa opportunità si dedicano anima e corpo, perché è la loro occasione, e quindi tutti i lavoratori soci svantaggiati mettono oltre l'impegno dentro a tutto quello che fanno. Certo, grazie davvero, grazie Elena per tutto, e grazie per essere stata qua con noi oggi, grazie per quello che fate, che continuate a fare. Niente, l'invito finale, devi per forza farlo tu, perché il 29 di novembre, insomma, ecco, prego, tocca, bene, a te, vai. Okay. Allora vi aspettiamo il 29 di novembre, faremo questa bella giornata con talk di approfondimento, ma anche pranzo, cena, ci sarà un concerto alla sera degli Zambo Super Pizza, ci sarà
un monologo di Anderloni, ci sarà l'inaugurazione del nostro negozio e ci sarà modo e tempo per toccare con mano quello che è un grande impegno che speriamo possa coinvolgere più persone possibile. Quindi grazie. Vi aspettiamo. Grazie di cuore, Elena, grazie. Mentre voi amici a casa, mi raccomando, lasciate il vostro segui, fate come noi in diretta sulla pagina Instagram Pandarei Cooperativa Sociale, con tutte le news e le informazioni in tempo reale. Mi raccomando, cliccate. E poi ancora vi ricordiamo ovviamente di lasciare il vostro segui anche a Progetto Al Fresco, per scoprire di più. E soprattutto mi raccomando, tanto da dire, tanto da raccontare, però toccare con mano è sempre ancora più bello e piacevole. Quindi grazie Elena per essere stata grazie con noi. Grazie mille. Grazie, grazie anche, ciao, a voi che ci seguite. Grazie Elena, tornate a trovarci. E nel frattempo continuiamo con la musica. E venerdì alzate il volume, soprattutto siate sereni, tranquilli, è venerdì. Dai che ci siamo, musica.